Treviglio si è unita al dolore delle famiglie di Enzo Riganti, Alberto Lazzarini e Giuseppe Parigi durante la celebrazione dei funerali dei tre amici escursionisti morti travolti da una valanga staccatasi sabato al passo del Mortirolo. Nella Basilica di San Martino, gremita anzitempo, il parroco Don Giovanni Buga ha ricordato come i tre fossero uniti nell'amore per la montagna e nell'amore per l'altro, inteso come aspetto sociale di volontariato. Signore Gesù, che cosa vuoi dirci oggi? Qual è la tua parola in questo momento che ci trova tutti sofferenti, provati? Qual è la parola che vuoi dirci per sostenere il nostro cammino, anche se a volte ci verrebbe voglia di essere noi a porre domande, a parlare, a dire e a volte anche a lamentarci per certe sofferenze? Perché permetti che succedano certe tragedie? Perché non intervieni? Certamente c'è un filo che collega la vita di questi nostri fratelli: l'amore alla montagna, la passione per la montagna. Certamente però al di là di questo c'è un altro filo che lega la vita di questi nostri fratelli, ed è comunque l'impegno nel volontariato, nel servizio degli altri, nella disponibilità, nella capacità di vivere questa dimensione di servizio e di disponibilità senza grandi clamori. Presenti all'ultimo saluto gli amministratori locali, con in prima fila il sindaco Ariella Borghi, che ha proclamato la giornata di lutto cittadino. Presente anche un gruppo di esponenti della squadra calcistica trevigliese ACOS. Enzo Riganti, infatti, era dirigente della compagine. All'uscita della chiesa i tre feretri sono stati accolti dalla banda cittadina di Treviglio.